PIL come è distribuito in Italia, le regioni in cui lo Stato investe di meno, Lombardia e Veneto, sono regioni che trainano l'Italia. Forse, questa è una provocazione che lancio, ognuno di voi può avere la sua opinione, non è mica detto che nelle regioni in cui si investe di più poi i ritorni sono maggiori. In Sicilia e in Calabria c'è il più alto numero di dipendenti pubblici, non mi sembrano che siano le regioni che trainano il PIL italiano, francamente. Milano sta anche in recessione da 7 anni, ma è una città estremamente efficiente dal punto di vista imprenditoriale. Scusate la provocazione. E concludo con un film che mi ha fatto vedere mio figlio, che ha 6 anni, che si chiama Kung Fu Panda. C'è una bellissima scena dove questo benedetto Kung Fu Panda, che è un ciccione pazzesco, non sa fare Kung Fu, e diventa il guerriero dragone, quello che salverà questa valle della pace, non mi ricordo più. E il saggio Ugui gli dice che lui diventerà il guerriero dragone perché, come dire, è scritto nelle stelle, ma questo poveraccio qua, insomma, non ci crede mica tanto, finché alla fine non prende la pergamena in cui è indicato, come dire, l'ingrediente segreto, no? La formula segreta che lo trasformerà nel guerriero dragone. Apre questa pergamena ed è completamente vuota. Qual è la morale? Non esiste un ingrediente segreto, non esiste una formula segreta per diventare dei bravi imprenditori o un paese che può trainare l'economia. Esiste solo il fatto di crederci, non di sognare in modo così etereo, ma di crederci, di lavorarci 18 ore al giorno se necessario, crederci fino in fondo, come fanno quei paesi che citava prima Davide Correttore, appunto l'India, la Cina, il Brasile, la Russia, in cui la gente lavora come dei matti, come facevano gli italiani negli anni 50, i nostri padri e nonni, che si sono fatti, hanno fatto una grande fatica, un grande impegno, insomma, per poter tirare sul nostro paese che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale. Penso che noi giovani dovremmo recuperare questo spirito, okay, rimboccarci un pochino meno le maniche e avere anche il coraggio di sbagliare, anche se i nostri padri ci invitano probabilmente a trovare un lavoro sicuro, a quello che una volta era la banca, l'istituzione pubblica, eccetera, perché così non perdiamo il posto di lavoro. Seguiamo invece, non so, siamo pazzi e troviamo delle ottime idee che possono funzionare. Non so se il correttore poi vorrà replicare, ma una cosa che secondo me è un passaggio, no, ma non voglio entrare nel merito di questa questione qui sul no, la cosa, eccetera. Il tema che il pubblico è assente, il pubblico darà le condizioni per cui le persone, cioè non è che i bambini nascono e diventano gli scienziati di greco, latino, matematica, se non c'è un percorso educativo, se non c'è una scuola, se non sono i maestri, se non c'è un contesto, se non sono i libri, cioè credere sì, però non è che si metto davanti allo specchio, poi, come dire, e ci credo, cioè io, come dire, tutto quell'insieme di cose che devono consentire a chi ha quelle caratteristiche di potere, e queste mancano in realtà. Però c'è un aspetto di quello che è molto importante, è anche il superamento della cultura del successo. Quello che dicevi è molto interessante l'intervento precedente, cioè nascono imprese e tante ne muoiono. Non può essere considerata un'idea che non è andata a buon fine, non può essere considerata una sconfitta, come dire, sociale. Questa idea che se si perde, come dire, via, va superata. Ci sono cose, va superata. Questo è uno dei passaggi fondamentali, perché questo è il residuo di quella cultura di questi anni in cui la cultura della performance è quella per cui sei, se riesci, se no non sei nessuno. Allora, nell'impresa e anche nell'incubatore, la Jobbox avrà dei casi in cui le cose non andranno bene. Bene. Dobbiamo elaborarci l'idea che la natura è fatta da cose che vanno, chi non riesce in quelle potrà riuscire un'altra cosa, il tema non è quello di vincere o perdere, il tema è che ognuno trovi quel terreno su cui può manifestare le proprie qualità. Ecco, e io credo che Jobbox, l'incubatore, debba riuscire ad aiutare a trovare le qualità. Questo è un passaggio importante in relazione alla cultura dell'eccellenza e della vittoria sconfitta, perché se noi cominciamo a metabolizzare che la perdita in realtà è un passaggio naturale in cui possiamo aiutare a trovare le caratteristiche giuste, credo che faremo un passo avanti. So che siamo discorsi poco pragmatici, però in realtà, guardate, in realtà poi ci toccano quotidianamente queste cose. Grazie. Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani, anche membro del CNEL, gli artigiani qui sono stati più volte evocati, siamo partiti da un ragionamento su un incubatore di imprese innovative e poi siamo arrivati a descrivere, diciamo, tutte le possibili sinergie, forse non tutte, ma una buona parte delle sinergie possibili con
il territorio, gli artigiani sono sicuramente una parte di questo, e l'innovazione è qualcosa che, come ci spiegano Correttore e gli altri nostri ospiti, è qualcosa che necessaria, non rimandabile. Che cosa si, com'è visto questa impellenza al fronte degli artigiani? Buongiorno a tutti, innanzitutto scusate per il ritardo, ma avevo una concomitanza e mi spiace non aver seguito tutta la tavola rotonda di oggi. Io rappresento un mondo, quello dell'artigianato, che a dispetto di quel che si crede è un mondo ancora presente, ben presente. Tanto per dare qualche numero, abbiamo circa 23.000 imprese solo sul territorio della città di Milano, 73.000 nell'intera provincia di Milano, 250.000 imprese in tutta la Lombardia, distribuite su circa 200 mestieri, dei vari settori, dall'edilizia, la metalmeccanica, l'autoriparazione, acconciature, estetiche, eccetera. Come ricorda chi mi ha preceduto, amico d'amore, il settore dell'artigianato paradossalmente vive una crisi di ricambio generazionale. Viene considerato un settore maturo, un settore di serie B, un settore a perdere, e quindi i giovani a torto non ci si avvicinano a sufficiente, come veniva ricordato. Questo nonostante ci siano dei grandi spazi, però anche qui, per non creare illusioni, e questo vale peraltro per chiunque faccia impresa, ricordiamoci sempre che la qualità premia sul mercato. È giusto la creatività, è giusto l'innovazione, ma soprattutto in un'economia globalizzata dove le nostre imprese non possono puntare sulle economie di scala in linea di massima, puntare sui milioni di prodotti realizzati, occorre puntare, per un'impresa oltretutto che si radica sul territorio, dove radicarsi sul territorio vuol dire che il primo cliente è il vicino di bottega, d'azienda, di laboratorio, e già uscire dai confini lombardi per un'impresa nascente può essere un'impresa, è soprattutto la qualità, e per qualità si intende anche saper soddisfare le esigenze del cliente con prodotti o servizi su misura. Ormai la nostra economia, intendo nostra italiana, deve fare i conti con produzioni di massa di milioni, miliardi di pezzi che vengono prodotti ormai fuori dai nostri confini. E quindi è una realtà, a mio modo di vedere, che si consoliderà sempre di più in una realtà di piccole, se non micro imprese, micro vuol dire senza neanche un dipendente, ma non per questo che non hanno una realtà, un significato economico, se si sanno trovare ognuno la propria nicchia, ma in ogni nicchia, ovunque vi collocherete, dovrà essere una nicchia di qualità, dovrete puntare all'eccellenza e alla qualità. Può essere anche un prodotto, un servizio già presente da tempo sul mercato, ben venga se c'è la creatività e l'innovazione, però ciò che è importante è la qualità. E, tra l'altro, nell'artigianato ci sono tanti spazi, però sono professioni e mestieri che vanno appresi, ci vuole un percorso d'apprendimento che occorre mettere nel proprio investimento, un po' come si va all'università, occorre anche apprendere un mestiere. Quando in una realtà come quella milanese, lombarda in generale, conoscere un mestiere, essere dei professionisti, vuol dire anche poi trovare sempre i giusti spazi. Ricordando, e qui condivido quanto diceva Correttore, che comunque purtroppo le statistiche ci dicono che metà delle imprese, forse è già stato detto questa mattina, metà delle imprese nel primo triennio chiudono delle nuove imprese. Non vuol dire che l'idea è sbagliata, può essere il momento sbagliato, può essere la mancanza di capitale, può essere che non si aveva ancora l'adeguata professionalità. Questo tra l'altro non deve far decadere la passione di diventare imprenditori e quindi di
comprendere anche dai propri errori o comunque dall'insuccesso trarne motivo per un nuovo successo o un nuovo tentativo. D'altronde Lombardia, Italia in generale, è il paese delle cosiddette partite IVA, abbiamo quasi 5 milioni di partite IVA, quindi 5 milioni di soggetti che hanno deciso in un modo o nell'altro, da professionista a piccola impresa, di mettersi in proprio. Quindi lo spirito imprenditoriale è nato in noi italiani, bisogna coltivarlo, non bisogna perderlo. Iniziative come quella che celebriamo oggi è particolarmente importante perché dà un segnale anche di vitalità e di incentivare i giovani a rischiare su se stessi. Però volevo rimarcare nuovamente che rischiare su se stessi, ma a fronte di un progetto professionale serio, quindi costruire in maniera profonda e elevata la propria professionalità. Sotto questo punto di vista le associazioni di categoria, è stato ricordato, possono dare un sostegno. Ad esempio noi come Unione Artigiani, per il nostro settore, per il settore dell'artigianato, realizziamo corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, così come peraltro, e questo è un altro tema particolarmente caldo, specie in questo periodo, il tema dell'accesso al credito. Sosteniamo, come le altre associazioni di categoria per il loro settore, l'accesso al credito attraverso i nostri consorzi di garanzia. Cosa sono i consorzi di garanzia? Sono altre imprese che si sono riunite, e sono strumenti che vivono da oltre 40 anni, che hanno formato un capitale, un patrimonio nel corso di questi 40 anni, anche grazie spesso all'intervento pubblico. Questo patrimonio viene dato in garanzia alle banche a fronte dei finanziamenti che concedono alle imprese. Si dice alla banca: se tu finanzi questo soggetto, io garantisco, si arriva talvolta anche all'80% del finanziamento che gli concederai. Capite che per imprese che partono per definizione sottocapitalizzate, avere un sostegno di questo genere è spesso non solo importante ma indispensabile, perché altrimenti il progetto imprenditoriale, se ha necessità di finanziamenti per partire, di credito, difficilmente può partire. Io a tutti coloro che si accingono o sono già partiti per una nuova avventura imprenditoriale non posso che formulare tutti i miei auguri, sapendo che viviamo in un mondo competitivo e quindi occorre sempre mantenere elevata l'attenzione e sapersi, ecco, su questo punto mi trovo nel titolo di quest'oggi, innovarsi ogni giorno. Innovarsi non vuol dire necessariamente innovazione tecnologica, vuol dire capire i gusti che evolvono del mercato, capire le esigenze nuove del mercato per saperle cogliere, ripeto, anche rispetto a una piccola nicchia, ma una piccola nicchia in una regione come quella della Lombardia di 9 milioni di abitanti vuol dire comunque sempre un grande spazio. Grazie e auguri a tutti. Grazie, credo che proprio l'ultima parte dell'intervento di Cornero sia una delle più interessanti, cioè di pensarsi innovativi, cioè di avere di sapersi collocare, e non solo in Lombardia, perché se c'è un'innovazione deve essere sicuramente, bisogna approfittare dei nuovi strumenti tecnologici, internet, diceva correttore, senz'altro, ma io vorrei dire bisogna pensarsi in questo ecosistema vasto che non è solo la Lombardia, ma direi che è globale. Io recentemente ho conosciuto un ragazzo che sta a Varzi. Varzi ha una storia particolare perché un ex amministratore dell'IBM ha deciso di recuperare questa comunità che stava morendo, rendendola una piccola città cablata, e da lì anche i mestieri più tradizionali hanno potuto rifiorire. Per dire, un ragazzo si è inventato il mestiere più tradizionale del mondo, aggiusta affettatrici di una sola marca, che purtroppo in questo momento non ricordo, ma la nano nicchia, si potrebbe dire, grazie a internet e al sistema che ha messo su di e-commerce, lui aggiusta le affettatrici di tutto il mondo a Varzi, quindi in un posto, come dire, che sembrerebbe un non luogo, lui lavora a livello mondiale.
e credo che ci si debba poter pensare, ci si può assolutamente pensare in questi termini, bisogna trovare il modo, come dire, la declinazione per farlo, come dice Cornero, e questa è un po' la chiave. Niente, volevo aggiungere una battuta, ma molto vera, questa delle nano nicchie. Questo lo diceva il mio grande capo della Deutsche Bank, diceva: i nani hanno reso famosa Cenerentola. No, ma guardate che un passaggio era un passaggio, ma di questi esempi ce ne sono tanti, tra l'altro con delle inversioni clamorose. Questa cosa della tecnologia è una cosa, in Emilia Romagna, che vive il tema degli spepolamenti della comunità montana, gente che se ne va, giovani che vanno via perché sono andati all'autostrada al lavoro, eccetera, la creazione delle infrastrutture di fibra ottica con la cablatura dei paesi in 2 anni ha invertito il ciclo sociodemografico che andava avanti da 35 anni. Quando dico il pubblico che faccia quella cosetta che nel giro di 2 anni cambia il futuro di un luogo e consente, se, allora di nuovi lavori, telelavoro, vicinanza con la famiglia, cioè questo, vedete come andiamo sugli esempi che alla fine dicono che con poco puoi fare tanto, con cose nane a volte no, nascono le cenerentole, no? Grazie, io vorrei rubare ancora qualche minuto ai nostri ospiti chiedendo se ci sono domande in sala, insomma, ecco. Abbiamo un solo microfono, allora ci priviamo del microfono. Urlare no, ma se alza la voce. Si presenti, così ci dice anche chi è. Giorgio D'Amore
Italia, ma in tanti altri paesi, noi abbiamo una legge sull'immigrazione, non solo quella attuale, ma da quando è nata, ti dice fondamentalmente, tu devi venire qua, sei già un lavoro. In America Google è nato da un americano e da un tizio che è nato in Russia. Cioè noi non facciamo talent scouting di talenti di tutto il mondo che, come diceva prima Davide Corritore, girano. Noi ci limitiamo a dire, non ti voglio, se proprio vieni, devi venire con certe condizioni. Questa è una mentalità, adesso lasciamo per il discorso politico, è una mentalità comune che purtroppo spesso abbiamo. Da qui quella piccola polemica sul tema del pubblico, cioè dobbiamo, io penso che invece siano gli elettori che fanno la politica, sono le persone. Se le mamme italiane non vogliono che i figli escano di casa prima dei 42 anni e poi si devono sposare a 58 e fino ai 62 li definiscono giovani, ragazzi, distruggiamo un paese. È così. Ho citato il Sud Italia, sono di origine meridionale, perché purtroppo mi è capitato recentemente di andare in università del Sud Italia e dire cosa volete fare? Avevo di fronte 100 persone, non hanno molti anni meno di me poi. Il 90% ha detto, ah, io vorrei essere assunto alla regione. Come fa un paese così a creare nuove imprese come quelle che si installeranno qua? Secondo me è morto. E ho l'impressione che metà dell'Italia sia un po' morta. Scusate la brutalità con cui lo dico, è una mia impressione, del tutto, giudizio del tutto personale. Il fondo aree sottoutilizzate, che è tutto meno che quello, vale 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro è una cifra due volte superiore a quello che i business angel e le industrie private equity negli Stati Uniti ogni anno investono per creare aziende tipo Google. Cioè noi stiamo sprecando i nostri soldi in Italia. Adesso però qui mi fermo perché sennò vado avanti a polemizzare. Cioè se vedete il modo in cui lo Stato spende, quindi la politica poi si fa, ma non c'entra destra e sinistra, dagli anni 70 che è così, purtroppo, è destinato a, al massimo a parare i colpi, ma non a creare nuovi motori di sviluppo. Questo purtroppo è un dato di fatto. Il libro verde della spesa pubblica, vi invito ad andare a leggerlo, l'ha scritto, fatto scrivere Tommaso Padiaschioppa, e dice questo in buona parte. Noi investiamo tanto al sud e poco al nord, ma quello che investiamo al sud non è fatto per lo sviluppo in molti casi, purtroppo. Diciamo linguistica, perché sennò cioè poi a prescindere da tutto, perché le parole hanno poi un significato. Una cosa è investire, una cosa è erogare. Tanto si è erogato nel sud per mantenere il consenso, poco si è investito nel sud. Non c'è una politica pubblica sul sud. Allora, quando io dico la politica, io non lo dico chi governa adesso, non mi interessa, cioè proprio è un problema culturale. Si è barattato consenso con soldi che consentono di mantenere le condizioni in cui sono. Non c'è stato investimento. Tant'è che cosa fanno i giovani del sud che vengono nel nord, rompono e non tornano più. Quando diciamo il sapere, beh. Allora, io al prescindere dal sud, io c'è un è il sistema che va proprio invertito. Ed è quel sistema che ha soltanto una cosa alla base. O uno ragiona sul proprio consenso del momento, o uno ragiona sulle generazioni che verranno. Questa è la rottura e la rottura. Questa è la rottura. Questa è la roba su cui dobbiamo lavorare. Magari non lo vedremo noi, ma chi verrà dopo di noi riuscirà a creare questo sistema. Ma una cosa è l'altro passaggio, perché io su questo, io credo che dobbiamo anche rompere le culture. Mi è piaciuto molto l'intervento tuo, quando poni il tema della, sì ma attenzione, questa, il prodotto. L'inversione a cui siamo davanti in questo momento è il bisogno di comunità. Quando dicevamo qui il territorio, si stanno creando, ci sono le comunità che hanno bisogno tutte di un fabbro, un elettricista, se oggi devi chiamare quanto ti costano, com'è il servizio, e se ti è fatto male il lavoro lo ritrovi quello lì. È il principio del bisogno di comunità su cui bisognerebbe andare a esplorare. L'economia si sta organizzando sempre più per comunità, ci sono i Google, ma Google c'è in quanto nascono poi delle comunità, se no Google non c'è. Allora, dopodiché, siccome credo che il nostro impegno sia di creare, io baratterei, come dire, 30.000 falegnami elettricisti per un Google, perché vorrebbe dire che abbiamo creato la soddisfazione di un numero più largo, perché il tema che abbiamo anche è il tema di una ricchezza che creiamo molto più distribuita rispetto a quella che abbiamo creato in questi anni. Perché attenzione a fondare i miti sugli accumulazioni di ricchezza che poi alla fine ti provocano un sistema per cui a lungo andare tutto implode. Il sistema, il processo, il sistema, l'innovazione, io sono molto d'accordo, è questo del sistema. Il sistema è un luogo, è importante il luogo in cui
L'impresa è solitudine, l'imprenditore è solitudine quando fa, rischia da solo, mette in gioco. Il fatto stesso di essere in un luogo insieme crea una condizione psicologica per cui la dimensione è collettiva e magari i business sono vicini e ci si può aiutare, eccetera, eccetera. Cioè il processo, il sistema, il prodotto, io credo che sia concettualmente la cosa più facile rispetto alle cose che noi stiamo vedendo. Sono sicuro che in questa città, se si costruisce una public company di persone che hanno accesso ai servizi di fabbriche, cose, eccetera, e via di questo passo, si trova spazio per fare imprese di questo tipo. Sono assolutamente convinto. Low cost, accessibile presto, con controllo sociale se fate il servizio. Io uso questa cosa perché abbiamo parlato di fabbri, ma ne potremo trovare altre. Allora, chissà che la soluzione sia proprio il sistema di organizzare questa cosa e di renderla fruibile, più che stare lì a dire Archimede qual è la lampadina che si accende per fare l'idea più bella del mondo, ma è un sistema. Siccome il pubblico non lo dà, perché c'è qualcuno nel pubblico che dice guardate c'è bisogno a Milano di 10.000 falegnami, adesso una via l'altra, c'è qualcuno che sta affrontando l'Expo dicendo guardate ragazzi che l'Expo sarà anche una probabile domanda di N persone che devono studiare probabilmente, ragazzi oggi diciamo andate a studiare questo tipo di cosa sulla tecnologia dell'alimentazione piuttosto che, perché la prospettiva sarà di creare lavoro lì. C'è qualcuno che lo sta dicendo o stiamo ragionando sull'Expo soltanto ancora una volta rispetto a quel che si decide da qui ad allora? Quando dico politica pubblica, dico politica che sta a guardare oltre e largo, indicando alle famiglie quali sono le cose su cui investire in termini di sapere, di conoscenze, eccetera, per poter un giorno poter qua rimanere a lavorare qua. Questo è il mio pubblico, non è il pubblico che mette i soldi, eroga o fa il socialismo unico o controlla. È la sua funzione che deve essere necessariamente di stare avanti alla società, perché in un mondo che cambia, se la politica non sta davanti a ciò che cambia, è finita. Sono stato stimolato dagli interventi. Innanzitutto, se consenti, Corritore, non c'è alternativa tra i 30.000 artigiani che mancano in Italia e Google. In Italia, cioè, non è che dobbiamo fare scelte sempre bianco o nero. In Italia, ogni anno, non so se lo sapete, ci sono 300.000 giovani che abbandonano il percorso scolastico. Qui c'è da interrogarci innanzitutto sulla validità della nostra formazione, scuola, sia inferiore che superiore, e soprattutto in un'economia sviluppata, in certi paesi non mancano gli ingegneri, mancano i tecnici. Quando le nostre imprese vanno all'estero, in certi paesi anche ad alto reddito dovuto al petrolio eccetera, magari trovano gli ingegneri, difficilmente trovano i tecnici specializzati. Quindi un'economia sviluppata deve avere tutta la filiera, poi ben venga che nasca il genio che si inventa Google. L'altro aspetto è stato sollevato il rapporto integrazione straniera. Il nostro settore, quello dell'artigianato, è già fortemente non invaso, comunque caratterizzato da imprenditori di origine straniera, circa il 12%. Dei numeri che vi ho detto prima, che non vi voglio ripetere per non annoiare, calcolate sempre che circa il 12% nel settore dell'artigianato delle imprese il titolare è straniero. Certamente si potrebbe far di più. Noi più volte, non per ragioni politiche, perché per ragioni molto pratiche, abbiamo criticato l'attuale formulazione della legge sull'immigrazione, se è corretto e doveroso, se no si creano altri tipi di problemi, che chi viene qui abbia un lavoro, non ci convince il sistema dei flussi, che aprono delle finestre temporali determinate in maniera centralistica i numeri, e rendendo tra l'altro per le piccolissime imprese praticamente impossibile accedere ai flussi medesimi. Non so se sapete come funziona, il governo ogni anno stabilisce che in Italia, poi stabilisce per regione, stabilisce per etnia, quanti stranieri possono venire in Italia, e poi entro quei numeri si stabilisce che chi viene qui deve avere un contratto di lavoro. Ovvio che chi, una piccola impresa, inserirsi in quei flussi, che tra l'altro si dimostrano sempre non sufficienti secondo la domanda, tranne in quest'anno terribile di crisi, evidentemente rende difficile creare un rapporto di lavoro alla luce del sole,
e poi porta all'immigrazione non regolare. Noi crediamo che un sistema sportello, cioè aperto tutto l'anno, per cui l'imprenditore può in tutto l'anno dimostrare di aver bisogno di un lavoratore e di conseguentemente assumerlo e farlo venire anche dall'estero a lavorare in Italia, sia più congruo all'esigenza della domanda offerta, quindi molto liberista se volete del rapporto di lavoro. Stabilire in maniera dirigistica dei numeri per regione, per etnia, in un determinato periodo dell'anno porta secondo noi a delle strutture. Questo consentirebbe tra l'altro in parte di risolvere il problema che dice lei, di fare anche scouting all'estero, se no così diventa molto più difficile, perché io non sono mai sicuro di poter assumere quel soggetto che ho individuato, perché il decreto flussi è un terno al lotto. Terzo aspetto che lei ha sollevato molto interessante, quello delle nicchie. Ripeto, il mercato, nonostante la globalizzazione, nonostante il made in China, per ogni tipo di prodotto, adesso faccio esempio cretino che ho sotto gli occhi, magari quella sedia lì è fatta in Cina, però, e quindi dice è inutile produrla in Italia perché quel tipo di sedia lì in Italia non riusciamo più a farla a prezzi competitivi. Però poi quando uno vuole la sedia fatta in pelle, con certi meccanismi e di qualità, è ancora fatta in Italia. Allora lo stesso prodotto sedia, c'è di largo consumo che ormai probabilmente l'abbiamo perso, c'è il prodotto di nicchia, di qualità, che il consumatore ancora cerca, particolare, su misura, perché ha certe esigenze di colore, di stile, che viene ancora fatta in Italia. E questo è il discorso che vi facevo prima della nicchia rispetto alla produzione di massa. Quindi anche prodotti che sembrano, o servizi che sembrano ormai superati o comunque ormai saturi, in realtà possono dare ancora largo spazio. Mi collego al suo discorso del consumo, lei l'ha chiamato etico, io lo chiamo del consumo locale, cioè del produzione di beni e servizi di vicinato, cioè intendo che chi produce il prodotto, realizza il prodotto o il servizio, è vicino culturalmente e per esigenze alle esigenze del cliente ed è in grado meglio di interpretarlo. Certamente una fabbrica in Cina che produce milioni di pezzi che vanno tra l'altro non solo in Italia neanche solo in Europa, è chiaro che le esigenze particolari del cliente non le potrà mai cogliere. L'azienda italiana di prodotti o di servizi potrà sempre cogliere quell'esigenza particolare, adattare il prodotto, farlo su misura all'esigenza del cliente. Secondo me questo è il futuro delle imprese di qualsiasi settore in Italia. Le risposte sono state generose. Abbiamo ancora tempo per una domanda, se c'è qualcuno, se può alzarsi, presentarsi e parlare a voce un po' alta. Abbiamo solo questo microfono. È l'emersione sopra l'orizzonte di questi sistemi, di questi incubatori, istituzioni pubbliche. Cominciamo da... Beh, nella domanda direi che c'è la risposta, nel senso che questa è quello che avviene in tutti i paesi normali. Non quello che è raccontato, il contrario di quello che è raccontato, cioè quello che dovrebbe avvenire. In Francia, in Germania, c'è un sistema di informazione su tutti gli studenti universitari, su tutte le iniziative di creazione di impresa, in cui c'è una specie di portale dedicato in cui chiunque può sapere, guardate che si potrebbe fare facilmente anche in Italia, c'è Almalaurea che è l'elenco di tutti
gli universitari, basterebbe un sistema di informazione mirato sul territorio, sul settore, eccetera, per far sapere tutto ciò che esiste, si sta muovendo. Questo, ecco, voglio dire, per esempio, ecco, banale, quanto ci vuole a fare questo? 2 lire. No, ma Laura fa la statistica. No, già, il database esiste già, si tratta di creare l'offerta informativa che consente di far sapere le tante job box, speriamo, e barra, eccetera, eccetera. Ecco, quando dico il ruolo del pubblico, un ruolo driver, informatore, anche leggero, non è, ripeto, quello che mette i soldi. Poi io poi credo che invece debba mettere i soldi per consentire di partire le cose. Io sono un grande sostenitore, lo sono, del pubblico che mette le reti internet dove il privato non le mette. Perché ormai è democrazia e l'accesso alla rete a tutti quanti. Allora, se il privato non le mette perché mette la rete soltanto laddove è un ritorno economico, a quei parti di Brianza dove arrivava la connessione a 2K, perché la Telecom, finché non aveva la garanzia di avere gli abbonamenti, non ti metteva la rete. Il risultato è che lì le imprese non ci andavano più e si spostavano. Ormai le reti, sappiamo che le reti influenzano lo sviluppo del territorio. Chi ha 40 km di autostrada ha visto calare gli abitanti negli ultimi 40 anni in modo costante. Allora, il pubblico ha questa funzione di libertà di accesso a tutti, e una delle prime cose è questa, è un servizio di semplice informazione. Poi bastasse questo, poi in realtà io ripeto, io vedo un ruolo del pubblico molto più avanzato rispetto a questo, che io trovo basic, banale, va fatto subito e si potrebbe essere fatto in un mese teoricamente, ma è quello di colui che, come dire, dà una propria visione, visto che ce l'ha, rispetto agli scenari e al futuro, e dà anche delle indicazioni, come fa la Germania per esempio, rispetto ai settori trainanti del futuro e alle professioni trainanti. Ma c'è qualcuno che dice ai nostri studenti che escono dai superiori, che gli descrivono che cosa nei prossimi 20 anni potrebbe succedere in questo mondo in cui cambierà tutto in termini di professione? Nessuno. In Germania succede. E io vedo nel pubblico questo ruolo in cui di probabilità di scenari che consentono di dire benissimo qual è il percorso educativo. Poi, ovviamente poi ci vogliono le giuste lauree, non voglio entrenamento della scuola, siamo ancora, diciamo, al disegno, questo è il pubblico che manca. Se il pubblico invece è semplicemente un rapporto di scambio e un'economia laissez faire, perché tanto le locomotive vanno avanti da sole, le locomotive non vanno avanti più da sole, questo riguarderà tutto il mondo, anche in quei paesi lì c'è il ruolo del pubblico, la Cina, l'India, c'è una politica pubblica straordinaria rispetto all'indirizzo degli investimenti. Gli Stati Uniti, la nuova fase è il pubblico che torna dando gli indirizzi, energie rinnovabili, eccetera, eccetera, è la nuova frontiera dell'economia, questa è la nuova frontiera dell'economia. Io credo che questo debba valere anche nel micro, perché altrimenti, voglio dire, quindi voglio dire, ovviamente è un sistema informativo, ma è una cultura anche del pubblico che deve riappropriarsi di un ruolo che in questi decenni, anni, non so quanto può durare, ha completamente abbandonato. No, ma un solo commento, ahimè, hai pienamente ragione, cioè le cose stanno così, quello che ti stavo raccontando prima, che quello che Geovox sta facendo e che noi come gruppo di Confcommercio stiamo facendo è proprio questo, cioè la scuola è così lontana dal secondo passaggio, che il mondo del lavoro non c'è alcun collegamento. Domani decidi di entrare nel mondo del lavoro, non diventare un imprenditore, e non sai da che parte partire, non hai assolutamente un'indicazione, un canale, un'istruzione che ti guida in qualche passaggio, uno schema da seguire, qualunque cosa che ti possa in qualche modo aiutare. Se leggi il programma degli appuntamenti di Connection, già è un qualcosa. Se pensi a quello che facciamo noi come gruppo Giovani Imprenditori, che lo facciamo gratuitamente, vuol dire l'associazione Marco Polo di Confcommercio, è un'associazione gratuita praticamente, 50 euro all'anno, nella quale ti guidiamo nei primi passaggi. Il fatto di fare questi convegni in cui si parla di bandi aperti a tutti è fondamentalmente dire esistono dei mezzi per poter fare impresa, sfruttiamoli per fare impresa, questi sono i canali, cerchiamo di venire incontro in qualche modo a questa difficoltà, perché oggi è strutturale e c'è veramente sul territorio milanese, assolutamente. Grazie. Abbiamo ancora una domanda? Beh, volentieri. Grazie.
della crisi, il comune ha detto no, voi mi date i 3 milioni di euro e la scuola la farà qualcun altro perché ho bisogno di soldi. Quindi voglio dire, c'è proprio questa qua, è una cosa super documentata che va esattamente nelle direzioni che sono dette, però diciamo non c'è una visione politica di quello che succede effettivamente sul territorio. Questo è un esempio rispetto poi alla fuga di cervelli. Mio figlio, che ha studiato in parte qui, in parte in Inghilterra, ha fatto l'università a Edimburgo, dopodiché ha fatto un progetto di dottorato che ha mandato in vari paesi del mondo, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Finlandia, in Italia ed altri posti che non so. Comunque sono venute richieste, un progetto molto interessante, a giudizio, io non sono certamente uno specialista, sono avute proposte di essere seguito da università americane, olandesi, inglesi, poi hanno fatto un accordo, un'università inglese e una olandese che poi l'hanno seguito insieme. Dall'Italia la risposta è: siccome in questo momento non è residente in Italia, non possiamo prendere in considerazione la cosa. Questo diciamo come candelina. Oggi mio figlio è professore di microbiologia chimica all'Università di Liverpool, quindi ha sposato una donna olandese, cioè 3 nipoti che vivono a Liverpool, e questo non torna più di sicuro. Grazie. Quindi la fuga l'ha cacciata dai cervelli, sta descrivendo. Ci sono commenti, mi sembrano due esempi insomma, che parlano da soli, che raccontano molto insomma, del posto in cui viviamo, che raccontano però anche che la nostra scuola, il nostro sistema formativo non è tutto da buttare, per fortuna riusciamo ancora a formare questi cervelli, piuttosto è il punto non di riportarli o di tenerli a casa, ma comunque di fare già i cervelli e non solo i nostri qui da noi, insomma questo forse è il punto principale. Se non abbiamo altri commenti dai nostri ospiti, io vi ringrazio, vista anche l'ora, e mi congratulo con tutti per i contenuti. Vi ricordiamo che c'è sopra un piccolo buffet. Grazie.
siamo una città capace di dare a tutti l'opportunità di stare bene, in cui i luoghi siano costruiti pensando alle persone. Come costruiremo le nostre case domani? Come faremo ad incontrarci? Noi abbiamo iniziato a realizzare la nostra utopia. Cordata è un'impresa sociale. Creiamo luoghi abitativi capaci di integrare le persone, di farle incontrare nella loro unicità. Questo è il nostro modello di housing sociale. Insieme agli studenti del pensionato e ai clienti dell'albergo, da noi abitano persone che arrivano da percorsi di emarginazione sociale. Qui trovano un contesto dei professionisti capaci di aiutarli a raggiungere una propria autonomia. La Cordata offre ospitalità a prezzi